già guardate che lo voglio onorare mamma che era morta. E ritorniamo scrupolosamente, lo dico sempre il mercoledì, stavolta lo dico anche oggi. Umbra, allora, che impressione ti sta facendo la nostra annunziata? Una bella impressione. Giovane e forte. La prima volta abbiamo ospite una signora che fa 100 anni. 100, ha fatto 100 anni, già sono 2 giorni ormai. Siamo adesso i 101. L'ho fatto 100 anni. Annunziata, ci vuoi raccontare qualche cosa che ti è capitato qui in Australia quando sei arrivata? In Australia io ho lavorato come una matta perché avevo 4 figlie femmine e dovevo lavorare. L'ho fatto insegnare a scuola tutte e la prima ce l'ho in Italia, a Genova, era insegnante, ma adesso ha fermato la zona e guarda il piccolo del figlio. Zona, È del 40 mia figlia. non so, ma io dico qualcosa che è capitato a te, mica hai solo lavorato, sei andata, non so, a Quello che a me mi ha lavorato non posso dire, shut up, posso dire non si dice questa che parola. la mia gioventù. Ha detto la Cina alla figlia che stava cercando di ascolta, vabbè, ascolta io, non mi date, non mi la mia gioventù ho pianto perché ero senza mamma. Io a 13 anni mamma non ce l'aveva. Ok, Annunzia, ma dico, ma poi qualche sfizio te lo sei tolto, Con la stepmadre ho pianto tutta la mia gioventù. Ma a parte piangere, mi senti, Annunzia, qualche sfizio, qualcosa di divertente te lo sei tolto, E cosa ci posso dire? no? Non lo so, lo devi sapere tu se ti sei tolto qualche sfizio, sei andato a fare una passeggiata, una crociera con la nave. La passeggiata, mia madrigna non mi faceva andare a nessun posto. Mamma mia, Mamma mia! qua in Australia. In Australia avevo i figli, 4 figli. E sempre questi 4 figli, allora non hai fatto niente, sai, Ho solo lavorato! Solo lavorare. Sei tornato 2 volte in Italia? Quante volte sei tornato in Italia? Due volte. Un paio di Due volte. volte. Una volta. Due L'hai volte. trovata cambiata da quando tu eri partita? Sì, l'ho trovata cambiata, sì. In bene o in male? Molto meglio. Molto bene, di quando l'hai lasciata tu. Sì. Poi c'è. I denti miei non tornano più. No, quelli non tornano a nessuno. Forse è un bene, forse è un male. Amici, se avete qualcosa da dire alla nostra centenaria, annunziata meglio, lo potete telefonare. Non so se volete fare gli auguri, vediamo se c'è qualcuno che ti può fare gli auguri. In diretta, guarda che ti sta ascoltando, tutta l'Australia ti sta ascoltando, perciò non dire più quella parola a tua figlia. L'hai fatta rimanere male, vuol dire, guarda, sta Sto piangendo. piangendo. L'hai fatta rimanere troppo male. Lasciala parlare, ti sta suggerendo, però sei sempre vivace, come al solito. No, niente, non ti preoccupare. Adesso noi andiamo un'altra canzone e voi potete telefonare se volete. Insomma, i 100 anni, cioè è un traguardo raggiungibile, oggi Ma soprattutto. io lo spero, lo spero. Ci sta uno che vorrebbe arrivare ai 200 anni, vedi? Sì, Però ha perso già tutti i capelli. Beh, già ho cominciato. È pelato. Paolo Rario, per campare troppo, molto. deve fare il bene a tutte le persone che fanno il male. L'ho detto alle figlie io. Io ho fatto tanto lavoro, maglie, giacchelana, pantalone, e non mi ricevono neanche buongiorno. Sono morti i miei, ad Alice, 3 persone, mia sorella, mio cognato Allora, questa è Recatum, e mia sorella, fate ragazzi tu! Non si dice così alle figlie. Andiamo alla canzone. E non mi hanno Silvia, neanche Silvia, mandato le condoglianze. Se tu non sei con me. E ho detto che devono fare il bene alle persone che fanno il male. Abbiamo sentito. Il male deve stare a casa loro. Tu ti diverti, un da matti. Non so che ti diverti, sai del tuo però.